giovedì 11 maggio, seconda parte di Focus Calabria. Carmine, è una rassegna stampa, diciamo, ridotta per quello che riguarda il nostro appuntamento, però dobbiamo dare spazio a quella che il 13 maggio rappresenta una riscossa, un riscatto sociale per quanto riguarda Crotone. Nei nostri studi Loredana Calvo del Comitato Cittadino Aeroporto Crotone. E noi continuiamo a tenere alta l'attenzione sulla manifestazione del 13 di maggio perché riteniamo che è arrivato il momento che la città non rimanga alla finestra, deve essere protagonista delle scelte che deve fare perché il nostro aeroporto diventa per noi fondamentale come infrastruttura, in quanto siamo completamente isolati da ogni forma di viabilità e quindi, di comunicazione viaria. Allora, Loredana, benvenuta nei nostri studi. Io dico partiamo subito da un dato. C'è stata una bella adesione da parte dei sindaci per quanto riguarda questa iniziativa del 13 maggio e soprattutto adesso l'adesione deve essere quella dei cittadini. Assolutamente sì, la manifestazione è stata organizzata dal Comitato Cittadino Aeroporto Crotone, ma Uniti per Volare sta proprio a significare le adesioni che abbiamo avuto, 47 sindaci di tutto il territorio, tutte le forze sociali, Confcommercio, Confindustria, numerosissime associazioni. E quindi si vuole sottolineare che questa non è né la manifestazione del comitato, né la manifestazione dei rappresentanti del territorio, ma questa è la manifestazione dei cittadini che scendono in piazza per dire no. No a un diritto negato, che è quello della mobilità, sancito costituzionalmente, e al quale ormai non possiamo più aspettare o transigere perché ci venga riconosciuto. È vero, non si può in nessun modo attendere questo, anche perché poi gli ultimi eventi che riguardano anche la società che gestisce l'aeroporto di Lamezia, ci fanno tremare i polsi, perché significa che Crotone e Reggio saranno ulteriormente penalizzate come città e come aeroporti. Questo porta sicuramente ad una riflessione importante, perché più volte è stato ribadito che l'aeroporto di Crotone, per una serie di situazioni fallimentari, come d'altronde anche quello di Reggio, era il responsabile giustamente della situazione attuale. Sicuramente questo non lo disconosce nessuno. Un dato certo è che però l'aeroporto internazionale di Lamezia, con la gestione che avrebbe dovuto assicurare la tutela dell'aeroporto di Crotone, certamente penso che sia andata al di là di una gestione fallimentare quale poteva essere la nostra, perché ha dato la dimostrazione di una gestione della struttura, o meglio, in genere di un bene pubblico senza alcuna etica, moralità, solo perseguendo interessi personali, e questo penso che vada al di là di un'incapacità amministrativa per la quale noi riconosciamo il nostro aeroporto ha avuto i suoi problemi. Per cui l'insegnamento che deve partire da quello che abbiamo vissuto, e sinceramente oggi si costituirà il nuovo CDA della SACAL, sicuramente rassicurante la presidenza di un prefetto a capo di Certo. questa, deve essere, e da qui deve partire la richiesta dei cittadini che i beni comuni vengano gestiti con correttezza, onestà e che i primi ad essere tutelati devono essere i servizi dei cittadini, perché ne abbiamo estremamente bisogno e non vogliamo più transigere su questo. Beh, devo dire che questa vicenda del Consiglio di amministrazione di oggi si incrocia con la manifestazione del 13. Qualche forza politica, come questa mattina il consigliere di Forza Italia Magno, ha detto abbiamo bisogno che ci sia un piano industriale di rilancio per tutti e tre gli scali calabresi. Ecco, alla luce di questa considerazione, il Comitato,
chiede ovviamente in piazza, ci auguriamo che ci sia una marea di persone, dovrà chiedere comunque tempi certi per l'apertura di questa struttura aeroportuale, perché più si va avanti e più sappiamo che nel sistema di trasporti aerei più treni si perdono e più si mette in modo grave la situazione. L'aeroporto di Crotone è noto a tutti, è chiuso dal 31 ottobre, con ricadute sul territorio da un punto di vista economico, oltre che come servizio di utenza, enorme. Il comitato, come tutte le forze sociali aderenti alla manifestazione, non aspetterà più eventi che bloccheranno ulteriormente l'apertura dell'aeroporto. Si daranno delle scadenze, verrà stilato un documento che, approvato e firmato nella giornata del 13, verrà presentato al prefetto con delle richieste ben precise, che è proprio la riapertura immediata dell'aeroporto solo rispettando i tempi necessari e indispensabili vincolanti alle concessioni ENAC, che anche queste sono in ritardo perché non firmate a tutt'oggi, con richieste e documentazione già presentate da tempo, con un aeroporto che è in situazioni strutturali ormai degradate, quindi si richiede l'immediata manutenzione, e questa può cominciare domani, della struttura, perché ci si trovi in condizioni nel minor tempo possibile di avere la volistica. Sulle tempistiche ormai non transigiamo più, perché non possiamo rincorrere degli eventi che ci stanno portando alla posticipazione costante dell'apertura dello scalo. Sì, questo è vero, dobbiamo dire comunque a tutto questo che ci auguriamo che il nuovo CDA dell'aeroporto di Lamezia, che dovrà gestire anche gli altri due aeroporti, sia nelle condizioni di poter affrontare tutti i problemi, perché sappiamo perfettamente cosa significa dover in qualche modo ristrutturare già un consiglio d'amministrazione. Ma in tutto questo quello che ci fa specie è che non c'è nessun crotonese all'interno di questo nuovo CDA, e quindi non c'è un crotonese, non c'è un reggino, quindi questi due aeroporti, anche questa nuova società, come vorrà gestirli? È una domanda che si fanno un po' tutti quanti, perché ci sembra sempre di essere fanalino di coda in tutte le situazioni. Mi permetti di aggiungere che intanto c'è una società già in essere che si chiama Sagas a Crotone, come c'è la Sogas di Reggio Calabria. Appunto, che dovrebbero entrare a far parte di un consiglio di amministrazione. Quantomeno sì. Allo stato attuale noi abbiamo un presidente della regione che in quanto tale è a tutela di tutto il territorio calabrese, per cui allo stato attuale il garante dello sviluppo dell'aeroporto di Crotone e dello sviluppo dell'aeroporto di Reggio è il nostro rappresentante istituzionale regionale, quindi il presidente Oliverio. Sicuramente nel momento in cui ci sarà un ampliamento delle quote societarie si potrebbe anche pensare che dei rappresentanti del luogo, crotonesi o reggini, entrino in qualche modo nel CDA o quantomeno nell'assetto societario. Sinceramente ci viene difficile allo stato attuale ragionare in prospettiva, anche se in prospettiva bisogna ragionare, ma quello che chiediamo nell'immediatezza è con l'appoggio dei sindaci che sosterranno in tutti i modi e con qualsiasi tipo di azione necessaria, e lo sottolineo, l'apertura dello scalo. Subito dopo si dovrà procedere alla revisione di un piano industriale, sicuramente ad una sostenibilità vera, perché noi abbiamo i numeri perché lo scalo crotonese possa essere uno scalo importante, e questi numeri sono stati confermati anche dall'ENAC, a differenza di un piano industriale precedentemente presentato da Sacal, secondo quale questi numeri erano ben poca cosa. Riguardiamo i dati che l'ENAC stessa
Sono quei dati che hanno permesso a Crotone di entrare nell'elenco degli aeroporti nazionali, quindi questo non lo possiamo dimenticare, insomma, dati importanti che hanno rappresentato sicuramente quanto questo aeroporto è stato utilizzato dai passeggeri da Crotone per Bergamo, per Roma, insomma, hanno avuto la possibilità anche di venire, di tornare in Calabria. Se noi pensiamo che siamo nel mese mariano e che sono tanti i migranti che vorrebbero rientrare a Crotone per la festa della Madonna, ma avremo quest'estate la possibilità anche di avere ospiti nella nostra città, ecco, se non arrivano le navi siamo completamente fuori da ogni giro turistico, insomma, questo è il senso che dobbiamo far emergere anche. Beh, certo, sì, questa è la grande difficoltà, in coincidenza con la chiusura della ferrovia. Appunto, siamo un paese, siamo una realtà isolata e credo che dobbiamo dirlo anche, lo diremo nei prossimi giorni, anche per fare un commento di questa giornata. Qui bisogna alzarsi le mani davvero e mettere i punti fermi perché Crotone ritorni ad avere una sua legittimità istituzionale in Calabria. Non si può parlare di sviluppo turistico nelle condizioni in cui siamo. Abbiamo dei dati importanti in cui i villaggi di Isola Capo Rizzuto, Le Castella, nel periodo pasquale, che normalmente hanno una serie di richieste per passare le loro vacanze pasquali nel territorio calabrese, quest'anno hanno avuto l'azzeramento delle prenotazioni. Parliamo di Crotone come New York Times, sul New York Times come le mete più ambite. I cittadini non possono continuare ad essere presi in giro con spot pubblicitari da qualsiasi parte questi arrivino, quando sappiamo che il nostro sviluppo turistico è completamente bloccato. Ma non è bloccato solo lo sviluppo turistico, c'è una ricaduta economica sul territorio, ma c'è una mancanza del servizio per gli utenti. Noi non abbiamo strade, non abbiamo ferrovie, a giugno chiuderà completamente la stazione ferroviaria. Bisogna fermarsi un attimo, dire basta, e questa volta i cittadini crotonesi lo diranno il 13. Allora, siccome parliamo dei cittadini crotonesi che il 13 dovranno scendere in piazza, e ci auguriamo, lo diciamo, che siano veramente tanti, come vi siete organizzati per il 13 di maggio? Qual è l'iniziativa? Il 13 partiremo come la manifestazione avrà inizio in Piazza Pitagora alle ore 10, dove tutti insieme ci si incontrerà per procedere in corteo per via Mario Nicoletta, Corso Mazzini e arrivare in Piazza della Resistenza. E lì avremo il confronto diretto con i cittadini. Si presenterà un documento che verrà letto e controfirmato dalle forze aderenti per procedere in prefettura, dove al prefetto verrà formalmente consegnato il documento con immediata richiesta di tavolo istituzionale. Ma non solo, richieste ben specifiche finalizzate all'immediata apertura dell'aeroporto. Allora, quanti sindaci hanno aderito oltre a quelli del Crotonese? Hanno aderito in tutto 47 sindaci che saranno presenti con fascia e gonfalone, e questi 47 sindaci saranno del territorio crotonese, dell'Alto Cosentino, estremamente motivati perché loro si sentono utenti del nostro scalo Sant'Anna, oltre al sindaci della fascia ionica e del Catanzarese. Quindi un'adesione estremamente importante, ma soprattutto con grossa motivazione dei primi cittadini, oltre a tutte le forze sociali del territorio crotonese. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, rimanete con noi.
Eccoci rientrati in studio, con noi Loredana Calvo del Comitato Cittadino Aeroporto Crotone. Io intanto, Loredana, ti devo ringraziare perché ti ho chiamato proprio all'ultimo momento, in quanto vogliamo, come ho detto in apertura, tenere alta l'attenzione su questo aeroporto. Allora, abbiamo parlato della presenza dei sindaci dell'Alto Cosentino e dei sindaci del nostro territorio, e tu facevi anche riferimento però alle associazioni di categoria che hanno aderito a questa manifestazione, ai sindacati. Credo che sia giusto ricordare anche chi vuole partecipare, in modo tale che i nostri cittadini, ascoltando, i nostri telespettatori ascoltando questa intervista, si rendano conto che c'è un movimento di massa, insomma, non è una cosa per pochi intimi, ma deve essere qualcosa che rappresenta il territorio calabrese, crotonese, e i cittadini non possono mancare, perché non sono i soli sindaci o le categorie a dare un segnale a chi governa la regione, ma anche allo Stato nazionale, no? C'è necessità di far capire che i crotonesi hanno alzato la testa. Hanno non solo aderito, ma hanno anche preso diverse iniziative nell'organizzazione stessa della manifestazione, tutti i sindacati, CGIL, CISL, GUIL, sui quali ci siamo trovati pienamente in armonia sull'organizzazione della stessa, Confindustria, Confcommercio, la Camera di Commercio, i Confagricoltori. Mi scuso se dovessi dimenticare qualcuno, ma diverse associazioni si sono tutti mobilitati perché questa sia la manifestazione dei cittadini. Anche le scuole parteciperanno? Parteciperanno le scuole, ma come studenti in modo autonomo. Sì. Purtroppo, da un punto di vista scolastico, non esistono delle normative per le quali né i presidi né il provveditore può dare indicazione alla partecipazione ad una manifestazione, cioè, sui ragazzi, perché tra l'altro minorenni, quindi sono stati comunque contattati, avremo determinate molte adesioni da parte degli studenti, ma sicuramente in modo autonomo e personale. Una cosa estremamente importante è che, per quanto ripeto, la manifestazione è stata organizzata dalle forze sociali e dal comitato, per come detto, i protagonisti sono i cittadini in questo momento. E vorrei mandare un messaggio tramite una frase che trovo estremamente significativa di Martin Luther King. Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi troviate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla. Noi cittadini non siamo responsabili della situazione in cui ci troviamo, ma abbiamo il dovere di intervenire per cambiare la situazione, altrimenti ne diventeremo responsabili. L'invito è che i cittadini siano i protagonisti sabato 13 maggio alle 10 in Piazza Pitagora. Vogliamo lanciare anche il messaggio che questa iniziativa non ha colorazione politica, non ha bandiere di nessun genere, deve essere solo, ecco, una manifestazione, a parte i gonfaloni dei comuni, voglio dire che è giusto che ci siano, ma non c'è spazio per la politica, siamo tutti cittadini crotonesi. I gonfaloni dei comuni saranno presenti come la rappresentanza dei cittadini del territorio, non certo come configurazione partitica, al quale ogni sindaco certamente appartiene. Una cosa certa è che il Comitato Cittadino Aeroporto Crotone, fin dall'inizio, fin dalla sua nascita, ha sempre sottolineato che non ha assolutamente colorazione partitica. Facciamo politica perché la politica, che non è partitica, è occuparsi del bene comune, è quello del quale noi ci stiamo occupando.
ma su questo non si transigerà. La manifestazione è apartitica, è stata data anche comunicazione alla Digos che se ci fosse l'apertura di qualche bandiera di partito o di movimento, gentilmente venga immediatamente richiusa, perché questo è il rispetto che dobbiamo avere verso i cittadini che intervengono a questa manifestazione. La tutela di un bene comune non può avere colorazione partitica. Ogni cittadino deve intervenire come cittadino e non come partito di appartenenza. Su questo non nessuno se ne voglia, il comitato e chi ha aderito alla manifestazione non transigerà. Diciamo, voi avete anche analizzato che questa chiusura dell'aeroporto c'è alle spalle un fallimento, insomma, no? Ma non solo un fallimento economico, un fallimento anche della politica locale che non ha saputo indirizzare un po' quello che doveva essere al centro di tutte le iniziative, di tutte le attività politiche e istituzionali, perché sapevamo tutti che per noi l'aeroporto era fondamentale. Sicuramente è un fallimento della nostra politica, ma da cittadini fiduciosi sappiamo che molto si può recuperare. Certamente non smetteremo di vigilare sull'evoluzione della situazione aeroporto e pretenderemo questa volta che i politici che devono mettersi in gioco si mettano in gioco seriamente per la tutela del bene comune. Ed è per questo che ci rivolgiamo in prima istanza al prefetto di Crotone come super partes, perché si trovi un confronto con chi deve gestire nell'immediatezza il problema apertura aeroporto Crotone. Allora, siccome siamo al termine, Loredana, di questo spazio dedicato all'aeroporto, perché siamo alle 10, io ti chiedo di lanciare un messaggio, perché credo che sia importante lanciare un ultimo messaggio e far capire ai crotonesi che è arrivato il momento di essere noi i protagonisti del nostro futuro. Mi sento di dire a tutti i cittadini che non tutto è perso. Quello che abbiamo perso lo abbiamo perso anche perché non ci siamo messi in gioco noi cittadini. Questo deve essere l'inizio di una presa di coscienza che dove la gente, o meglio i cittadini, vogliono arrivare, possono arrivare. Non con pensieri, ma con azioni. Quindi l'invito è di essere protagonisti in questa giornata, perché è la giornata di tutti noi, dei cittadini crotonesi che da questo momento dicono e diranno no per la tutela di tutti i nostri diritti, che partono dallo scalo del Sant'Anna ma che non finiranno là. Grazie a Loredana Calvo, le tue chicche ce le hai? Sì, pochissime, perché abbiamo guardato altre cose. Allora, ora ci sono anche 10 film da guardare dopo che due persone si lasciano, si separano. Fra i titoli ho trovato film significativi, Kill Bill, che è un film di vendette, Sex and the City, che è invece un film di grandi trame, Se mi lasci ti cancello, e va bene, 500 giorni insieme e via dicendo, è stata stilata questa graduatoria. Invece vi comunico che sono in presentazione alla Corte dei Conti i decreti per i pensionamenti anticipati, come era stato promesso al governo un anno fa. Parliamo dell'APE social, quindi appena la Corte dei Conti li registrerà, perché li troverà inerenti alle risorse dello Stato, si parte per la domanda per andare in pensione anticipata. I termini comunque, anche se si arriverà a giugno o a luglio, si parte dal 1° maggio. Questa è una notizia buona per... Certo.
Siamo proprio al termine, grazie per essere stati con noi. Loredana, io ti ringrazio per la tua presenza, grazie, perché credo a voi. Che bisogna costantemente tenere anche l'appello è questo, che sabato ci sia un sacco di gente. Ci sia tanta gente. Insomma, che, torniamo a quelle manifestazioni in cui i crotonesi partecipavano, non avevano appunto nessun colore politico, ma si sentivano di dover difendere questo territorio. Quindi noi dobbiamo difendere Crotone, dobbiamo difendere l'aeroporto, perché non possiamo essere considerati un'isola nelle isole, ma dobbiamo essere una terra che può in qualche modo essere protagonista del suo futuro e dei nostri giovani che sono all'università fuori dalla nostra città, che lavorano fuori dalla nostra città e che vorrebbero anche tornare a Crotone e quindi contribuire a tutto questo. Grazie al Comitato Cittadino Aeroporto Crotone, noi ci vediamo domani mattina, la linea alla regia per il meteo. Un saluto, un ben ritrovati a un nuovo aggiornamento previsionale. Una giornata di giovedì che vedrà sempre una zona di bassa pressione tra Francia e Spagna inviare correnti molto umide atlantiche su un po' tutte le nostre regioni, con spiccata variabilità tipica della primavera. Andiamo a vedere però la mappa delle precipitazioni, che ci fa vedere difatti appunto qualche debole fenomeno in giornata in arrivo dal primo nord-ovest, ma poi entro la serata anche sulle Alpi di nord-est qualche debole piovigine potrà interessare anche Sardegna ed alcune parti delle regioni centrali. Ecco invece la mappa della copertura nuvolosa, che ci fa vedere una giornata molto variabile su un po' tutte le nostre regioni, soprattutto parte tirrenica. Guardate il nord Italia, nubi più compatte a ridosso della catena alpina. Ecco infine la mappa dell'Italia, giornata appunto che vedrà della variabilità di passaggio questa volta anche il centro Italia, con qualche isolata piovigine sulle zone interne tirreniche, dorsali appenniniche, nubi un po' più compatte sull'estremo nord-ovest, qui qualche debole pioggia in giornata non è esclusa. Guardate invece le temperature all'estremo sud Italia, punte oltre i 30 gradi sulla Sicilia. Con questo per il meteo è tutto, aggiornamenti scaricando l'app di trebimeteo.com.